Vogliamo leggere, fratelli, in Luca, capitolo 23. Leggiamo dal verso 33. Vangelo di Luca. Capitolo 23. Leggiamo dal verso 33. A Dio sia la gloria. Quando furono giunti al luogo detto il Teschio, vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gesù diceva: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Poi divisero le sue vesti, tirandole a sorte. Il popolo stava a guardare e anche i magistrati si beffavano di lui, dicendo: ha salvato altri. Salvi se stesso, se è il Cristo, l'eletto di Dio. Pure i soldati lo schernirono, accostandosi, presentandogli dell'aceto e dicendo: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vi erano anche queste iscrizioni sopra il suo capo: questo è il re dei giudei. Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: non sei tu il Cristo, salva te stesso e noi. Ma l'altro lo rimproverava dicendo: non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci siamo meritati per le nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male. E diceva a Gesù: ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Fin qui la parola del Signore. Era la fine del ministero di Gesù, tutto stava per compiersi. Il ministero di Gesù durò 3 anni e in questi 3 anni il Signore rivoluzionò ogni cosa in Palestina. Tutto cambiò dall'arrivo di Gesù. Gesù portò la potenza di Dio, portò il regno di Dio in tutta la Palestina in un modo diverso, potente, ma anche Gesù fu in grado di rompere ogni equilibrio, fu in grado il Signore di spostare ogni confine, ogni pregiudizio. La parola di Dio attraverso Gesù arrivò in luoghi impensabili, arrivò nella casa di persone impensabili allora, ma arrivò anche a persone che erano emarginate, alle prostitute, arrivò a coloro che erano messi da parte dalla società di allora. Insomma, il ministero di Gesù sconvolse un po' tutto quello che era l'abitudine di quella regione, di quel territorio. Non passò inosservato il Signore. Ed era conosciuto da tutti, infatti possiamo leggere nella parola di Dio, nei Vangeli, che una grande folla sempre stava insieme a Gesù, una grande folla lo accompagnava sempre, era conosciuto il Signore, i miracoli di Gesù erano miracoli che avevano cambiato molte vite, ma non solo vite cambiate dai miracoli, ma anche dalla presenza di Dio in quel territorio, dalla presenza del regno di Dio che si manifestava attraverso Gesù. Tanti furono salvati, tanti furono riempiti dalla potenza di Dio, tanti cambiarono vita con l'incontro di Gesù, molti ricevettero soltanto un miracolo, ma comunque non passò inosservato Gesù. Quindi tutti conoscevano Gesù. Ma ora sta per compiersi il mandato di Gesù. Siamo alla fine del mandato di Cristo sulla terra e il Signore viene arrestato, viene portato davanti a Erode, poi davanti a Pilato e sta per compiersi il piano di Dio stabilito per Gesù. Si trova prima davanti a Erode, poi viene portato davanti a Pilato, poi Pilato lo rimanda da Erode, Erode di nuovo da Pilato.
Tutti vogliono una cosa dal Signore, tutti vogliono vedere qualcosa da Gesù, tutti vogliono vedere Gesù compiere qualche miracolo. È questo che vogliono, è questo che cercano in quest'uomo. Infatti possiamo leggere sempre nel capitolo 23 al verso 8, quando vide Gesù, Erode, questo è l'incontro di Erode con Gesù, quando vide Gesù, Erode se ne rallegrò molto, perché da lungo tempo desiderava vederlo, avendo sentito parlare di lui, e sperava di vedergli fare qualche segno miracoloso. Era questo che si aspettavano da Gesù. Quest'uomo non era allegro, non era felice perché aveva la possibilità di incontrare quest'uomo per capire cosa dicesse quest'uomo, ma la sua aspettativa rivolta a Gesù era quella di vederlo fare qualche miracolo, di rallegrarlo compiendo un miracolo davanti ai suoi occhi. E così Gesù viene portato da Pilato e poi viene condannato a morte. Sappiamo la storia. E quello che abbiamo letto è proprio la crocifissione di Gesù. E io ho immaginato che anche il giorno prima di questa crocifissione tutti parlavano di questo evento. Sai chi hanno preso? Hanno preso quell'uomo che camminava e compiva miracoli, quell'uomo che diceva di essere il figlio di Dio, quell'uomo che ha guarito quell'altra persona che stava male. Ti ricordi quel paralitico? Ecco, quell'uomo domani sarà crocifisso e chissà che cosa farà. Chissà che cosa compirà quest'uomo. Chissà se mentre è lì sulla croce magari compie qualche miracolo. E probabilmente si sono alzati la mattina presto proprio per andare a vedere quest'uomo crocifisso, quest'uomo tra virgolette famoso, quest'uomo conosciuto. Chissà che cosa farà lì. Oh, magari qualcuno avrà portato anche qualche persona che aveva qualche problema per farla guarire, chissà. Lo portiamo, chissà, magari davanti alla croce, davanti a quest'uomo, mentre sulla croce può compiere anche qualche miracolo e guarire quest'uomo. E tutti sono andati lì guardando e sperando che Gesù potesse compiere qualche miracolo straordinario anche lì sulla croce. E ci dice la parola di Dio, lo abbiamo letto, che anche i magistrati, anche i soldati, tutti si aspettavano un miracolo. O quantomeno si aspettavano che Gesù potesse scendere da quella croce da solo, potesse fare quest'opera miracolosa, scendere da solo, oppure magari, che ne so, fare qualche altro miracolo straordinario proprio davanti ai loro occhi. Infatti gli dicono: se tu sei il figlio di Dio, scendi da questa croce. Salva noi e te stesso, gli dirà il malfattore vicino a lui. Tutti lì si aspettavano un miracolo da Gesù. Eppure Gesù era lì e stava sconfiggendo l'inferno. Era lì per abbattere ogni potestà infernale. Era lì a spogliare i demoni e a spogliare il nemico dell'autorità che aveva sulla nostra vita. Era lì il Signore, su quella croce, per compiere un atto che era più di un miracolo, per compiere qualcosa che segnò l'eternità da quel punto in poi e segnò anche la nostra vita spirituale, la vita spirituale di tutti i tempi. Davanti a lui non c'erano solo persone che cercavano qualche miracolo da Gesù, ma c'era tutto l'inferno che era schierato davanti a Gesù e che tremava perché Gesù lo stava sconfiggendo una volta e per sempre. Ecco cos'era la croce. Eppure molti si aspettavano da lui soltanto un miracolo. E questa mattina non so che cosa ti aspetti tu davanti alla croce, ma posso dirti che davanti alla croce c'è molto più di un miracolo. Davanti alla croce c'è molto più di una guarigione. Davanti alla croce c'è molto più di una vita ricostruita. Davanti alla croce c'è molto più del problema che viene risolto da Gesù. C'è molto di più di un problema che c'è in casa tua e che stai chiedendo a Dio di risolvere. Davanti a quella croce c'è molto di più, perché davanti alla croce
si è compiuto il miracolo più straordinario possibile, quello che ci ha permesso di ereditare il regno di Dio. Molte volte ci accostiamo al Signore chiedendo solo un miracolo, ma vogliamo imparare ad andare davanti al Signore chiedendo più di un miracolo, chiedendo che Dio possa salvare la nostra vita se non siamo salvati, chiedendo a Dio di attuare un progetto nella nostra vita che possa portarci a servire il Signore, che possa portarci a realizzare che servire il Signore è qualcosa di straordinario. Davanti a quella croce noi possiamo realizzare ogni cosa, perché Cristo ha pagato un prezzo altissimo per liberarci da ogni legame. Davanti a quella croce c'è la liberazione da ogni legame spirituale. Davanti a quella croce c'è l'autorità che ci può permettere di dire al nemico: io ho vinto in Cristo Gesù. Davanti a quella croce non c'è solo un uomo che può compiere miracoli, ma c'è il Figlio di Dio, c'è il Re dei Re, il Signore dei Signori, e tu puoi realizzare molto di più davanti a quella croce. Spesso ci accontentiamo di ricevere dal Signore solo un miracolo, solo una guarigione. Forse anche le nostre preghiere sono così. Signore, guariscimi. Signore, guariscilo. Signore, guarisci mia figlia, guarisci mio figlio. Signore, fa che possa trovare un lavoro. Signore, fa che quel problema che c'è in casa mia possa risolversi, e gloria a Dio anche per questo, perché Dio lo farà. Ma la nostra preghiera vuole essere un'altra. Signore, fa che possa realizzare nella mia vita quanto è importante quel sacrificio che tu hai fatto alla croce, quel sacrificio che ci permette di essere figli di Dio. In quel momento i demoni si spogliavano dell'autorità, ma nello stesso momento i figli di Dio si rivestivano di vesti regali. Nello stesso momento tu ed io potevamo ereditare il regno di Dio. Tu ed io in quel momento stesso abbiamo avuto la possibilità di essere eredi e coeredi con Cristo. In quel momento, quando Gesù diede la sua vita, questa mattina voglio dirti: non accontentarti di un miracolo. Non andare alla croce volendo vedere da Dio solo la sua mano stesa sulla tua casa affinché quella situazione possa essere risolta. Dio lo farà lo stesso. Ma arriva davanti alla croce sapendo che Dio può fare molto di più per la tua vita. C'è qualcosa di più che un miracolo davanti alla croce. Quella croce che ci ha dato la possibilità questa mattina di essere qui, di lodare il nome del Signore. Quella croce che ci ha dato la possibilità, il sacrificio di Cristo ci ha dato la possibilità un giorno di trovarci faccia a faccia con Gesù. Ma ci pensate, fratelli, ogni tanto, che un giorno saremo faccia a faccia con Gesù? Ci pensate che un giorno Gesù stesso ci porterà e ci farà vedere quello che ha preparato per noi? Ci porterà forse a farci vedere quello che ha preparato Lui stesso con le sue mani, e ti dirà: questo luogo è per te, l'ho preparato per te, quest'altro luogo l'ho preparato per te, ecco, questa è la ricompensa per avermi servito, per le opere che hai fatto. E lo vedremo faccia a faccia, ma non vedremo quel Gesù alla croce. Vedremo Gesù, quel Gesù che vide Giovanni nell'Apocalisse. Meraviglioso, straordinario, splendente, è quello che vedremo. È quel Gesù che cammina in mezzo alla sua Chiesa. È quel Gesù che sei venuto a trovare oggi. È quel Gesù che sta passeggiando in mezzo a questa assemblea. E davanti a questo Gesù non chiedere solo un miracolo. Non chiedere solo una guarigione. Ma chiedi che Dio possa stravolgere la tua vita, che il Signore possa aprirti nuovi orizzonti, che il Signore possa darti di più,
chiediamo di più al Signore. Signore, voglio di più, perché Dio è ricco, dice la parola, la sua parola. E il Signore può darti tutto ciò che desidera il tuo cuore. Non chiedere solo un miracolo. Non ridurre la potenza di Dio, quel sacrificio di Dio, quel sacrificio di Gesù solo per un miracolo, solo per una guarigione, solo per il risolversi di un problema, ma chiedi di più a Gesù, sapendo che Lui può darti ogni cosa, perché tutto appartiene a Lui, tutto appartiene a Gesù. E mi piace quell'altro malfattore che è vicino a Gesù e dice, quell'uomo si rese conto chi era Gesù e dice, Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. E Gesù gli disse, io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. Oggi. Non gli ha detto Gesù, oggi io ti farò scendere dalla croce. Io devo morire qui sulla croce perché devo depositare la mia vita. Ma ti farò questo miracolo, io ti farò scendere da questa croce. Non morirai oggi, no. Gesù gli ha detto qualcosa di più. Gesù gli ha detto, tu sarai con me in paradiso. Ecco la croce. Ecco il sacrificio di Cristo. E questa mattina il Signore ti dice, sì, il miracolo forse lo compirò nella tua vita. Ma c'è qualcos'altro che devi sapere, che oggi tu sarai con me in paradiso. Io ho deciso che la tua vita sarà davanti a me, davanti alla mia presenza per sempre, perché tu hai accettato nella tua vita Cristo Gesù il Signore. Ecco il miracolo straordinario. A volte chiediamo a Dio di farci vedere cose straordinarie, ma anche il fratello che è accanto a te è qualcosa di straordinario. È qualcosa di eterno, un'opera che Dio ha compiuto a quella croce. Amen, fratelli. Alziamoci in piedi. Adoriamo il Signore. Alleluia. Gloria al nome del Signore. Forse anche tu sei venuto in questo luogo sapendo che c'era Gesù, e pensando che Gesù avesse in qualche modo potuto cambiare la tua vita. Oh, andrò davanti al Signore e forse sarò guarita, sarò guarito. Andrò davanti a Dio a portare questo problema e uscirò da quella chiesa guarito nel nome di Gesù. E forse Dio lo farà. Ma questa mattina c'è molto di più. C'è molto di più. C'è Gesù, colui che può darti ogni cosa. Allora questa mattina non chiedere solo un miracolo, ma chiedi che Dio possa manifestare tutta la sua potenza, tutta la sua grazia. Che Dio possa spezzare ogni legame, forse anche i legami che non conosci, e che la tua vita possa gridare a Cristo e Gesù possa risponderti, va bene, tu sarai con me in paradiso. Accertati di questo questa mattina, che il tuo spirito possa giungere davanti a Dio per l'eternità. Non solo un miracolo alla croce. Non solo un miracolo. Alleluia. Alleluia. Gloria a Gesù.